vera questione è come far trovare a ciascuno il proprio incontro con un alzati decisivo che permetta di vivere quella tensione in maniera generativa. Perché a volte la tensione che ognuno di noi ha, quei nervi a fior di pelle, quell'ansia, quella palpitazione, siamo portati a viverla in maniera non generativa ma dissipativa. Perché cerchiamo tutta una serie di comportamenti che invece di portare fino in fondo quella tensione la fanno acquietare. Invece la psicanalisi insegna che la vita, l'intervallo della vita va portato a compimento e bisogna avere quel coraggio, come quello che ci ha mostrato oggi il professor Inserra, per inoltrarsi laddove non abbiamo delle rappresentazioni preliminari che ci incoraggiano, ci rassicurano. Quello vuol dire portare una tensione fino al termine, portarla fino al punto in cui io riesco a essere solo e senza scuse, come direbbe Sartre citato da Re Calcati. Una delle cose più belle che mi è capitato di vedere nel mio studio è quella di un bambino che ha iniziato a camminare proprio lì, mentre era lì con i suoi genitori. I genitori parlavano dei loro problemi e lui giocava lì, appoggiato sul tavolinetto a fianco alla mia poltroncina con gli evidenziatori. Lui non camminava ancora, aveva 18 mesi ma non camminava. I genitori avevano paura che lui si facesse male, però lì a un certo punto cade l'evidenziatore, la mamma si alza e glielo ridà. La seconda volta, quando cade l'evidenziatore, dico alla mamma di rimanere seduta, prendo l'evidenziatore e lo allontano e il bambino per prenderlo inizia a fare i primi passi. La seduta è finita col bambino che correva nel mio studio. Quella è stata una delle sedute più comode e interessanti della mia vita.